La PNL è sempre più al centro di forti discussioni nel settore della crescita personale. C'è chi dice che non funziona, c'è chi dice che è una strategia potentissima e quella che funziona di più. Anche tu che mi stai guardando, sei condizionato da alcune tecniche di PNL e non lo sai neanche. Infatti, molte di queste tecniche vengono utilizzate per creare delle pubblicità efficaci. Benvenuti in Parity Coaching. In questo video parleremo della PNL e ti svelerò se funziona davvero. La PNL o programmazione neurolinguistica è per definizione un modello di comunicazione e di crescita personale. I suoi fondatori, Richard Bandler e John Grinder, dicono che la PNL è strumentale all'individuazione di modalità di pensiero che possono aiutare le persone a avere una vita più completa, più ricca, una vita migliore. Però noi vogliamo sapere se funziona davvero. Andiamo prima a valutare i detrattori, quelli che dicono che la PNL non funziona. Dicono soprattutto tre concetti. Il primo concetto è che è una pseudoscienza. Per pseudoscienza è tutto quello che non è stato provato con il metodo scientifico. Ora è complicato stabilire una strategia di tipo psicologico come una scienza. La maggior parte delle strategie psicologiche non possono essere dimostrate col metodo scientifico. Secondo, ci sono dei trattati di psicologia che dimostrano, a loro dire, che la PNL non funziona, ma anche in quelle dimostrazioni non utilizzano il metodo scientifico. 3. Le certificazioni dei corsi di PNL, anche quelle certificate dai fondatori Bandler e Grinder, non sono riconosciute. Ora, questi tre fattori, secondo te, possono davvero stabilire se la PNL funziona o meno? Ovviamente no. Io per rispondere a questa domanda ti racconto un po' la mia storia con la PNL. L'ho conosciuta nel 1999, un po' di anni fa, e da allora la studio, la approfondisco, la applico sia su di me e la sfrutto con i miei allievi. Funziona? Aspetta, ci arriveremo pian piano. La PNL è costruita attraverso degli ottimi modelli di pensiero, dei modelli di pensiero che sono produttivi. Produttivo intendo che ti dà un vantaggio. E questo spesso mi aiuta nel mio lavoro. Alcune strategie della PNL che applico quotidianamente mi hanno reso molto più facile il lavoro come mental coach. Ad esempio, quando ho bisogno di interrompere delle neuroassociazioni che stanno limitando un mio atleta, oppure quando ho dovuto interrompere queste neuroassociazioni con me stesso, che non mi permettevano di raggiungere gli obiettivi che mi ero posto. Quindi, in alcuni casi, la PNL funziona. È la migliore strategia in assoluto? Forse no. Io ne conosco altre che sono potenti quanto la PNL, in alcuni casi ancora più potenti. Conosco anche delle strategie che sono delle evoluzioni che partono dai presupposti studiati nella PNL. Non ho mai utilizzato la PNL facendo terapia perché non sono un terapista. Spesso, quando mi rendo conto che il mio allievo ha bisogno di un terapeuta, gli consiglio un terapeuta. Io sono un mental coach e mi occupo di portare le persone da un livello a un livello decisamente più alto, guidandoli nella trasformazione per ottenere grandi risultati. Vuoi sapere davvero cosa penso sulla PNL? Che è un'eccellente strategia. In alcuni casi funziona e funziona molto bene, ma non è la strategia migliore e non è la strategia che salverà il mondo, come pensano in molti. Inoltre, purtroppo vedo ancora dei percorsi di formazione per diventare mental coach che si basano solo sulla PNL, sui vari livelli di corsi di PNL. Quello non è sufficiente. La PNL è solo una strategia. Per essere un mental coach è necessario fare una trasformazione, è necessario crescere come persona per poter aiutare gli altri a crescere. Ma dire che la PNL non funziona mi sembra un po' eccessivo. E te che mi stai seguendo, ti do un abbraccio. Al prossimo video. Ciao!